Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. È parola di Dio. Diciamo insieme: ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Ricordati di me, Signore. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, 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 alleluia. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va
in cerca di quella perduta, finché non la trova. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza a casa e cerca accuratamente finché non la trova, e dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato le monete che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse a padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e la sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello di dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammassatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammassare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato
un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammassato il vitello grasso. Le rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che io è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. L'importanza di questa parabola è fondamentale perché è proprio fondamentale e assoluto il bisogno che abbiamo di immaginarci Dio nel modo giusto, perché purtroppo per natura noi ci immaginiamo più un Dio giusto, la nostra razionalità, un po' come il fratello del figlio il prodigo, arriva vicino alla giustizia. E infatti il ragionamento del fratello del figlio prodigo non è sbagliato di per sé, purtroppo è condizionato dalla razionalità, perché per noi è più facile stabilire i meriti o volere stabilire i meriti, e quindi è più facile arrivare a capire che chi si comporta bene deve ricevere un compenso, chi si comporta meno bene deve ricevere una punizione. A livello umano questo è giusto, però per la salvezza dell'uomo una giustizia di merito non è sufficiente, perché molte persone non si salverebbero, e credo che nessuno di noi o pochi di noi riuscirebbero ad acquisire meriti davanti a Dio. Noi quindi, più che una giustizia umana, infatti la giurisprudenza umana valuta secondo, si dice, il foro esterno, cioè le cose che si provano esternamente, non giudica mai, non deve mai giudicare la coscienza. Quindi è una giustizia semplicemente misurata sui comportamenti esterni. Ecco, se uno pensa una cosa, un tribunale umano non può giudicare il pensiero, anche se purtroppo nella storia questi tribunali ci sono stati, però non sono giusti. Ecco, un processo alle intenzioni non si può fare. Però davanti a Dio la cosa più importante è quello che c'è dentro il cuore. Quindi una giustizia umana, un Dio che si fermasse a giudicare le nostre azioni, di fatto taglierebbe la nostra vita, perché molte volte succede che noi facciamo degli errori e non siamo in linea con la giustizia, perché siamo schiavi del male. Solo che il Signore supera questa condizione di giustizia, anche se non ce lo meritiamo, il Signore ci offre più di quello che meritiamo. Ed è lo stesso metro, anche se il Signore è infinitamente più grande di noi, ma è un metro simile a quello che voi usate in casa. Una mamma non può dire: se tu ti meriti, io ti lavo i panni. Immaginate una mamma che dicesse: se ve lo meritate lavo i bagni, se no i bagni sono sporchi. Una famiglia non potrebbe andare avanti per meriti.
perché si bloccherebbe subito. Perché appena i ragazzi si comportano male, già tu non cucini per punirli, perché non se lo meritano. Un matrimonio tra marito e moglie non può andare avanti per meriti. Se una persona, se il coniuge se lo merita, io lo amo, se non se lo merita, io lo punisco. In questa maniera si blocca la vita. Non esiste più la possibilità di una vera vita vissuta. È come se la nostra esistenza fosse, avesse bisogno di qualcosa di più grande della giustizia. Ecco, anche riguardo agli amici, anche riguardo alle relazioni umane, se una persona si lascia troppo condizionare dai demeriti degli altri, sì, guadagnerebbero molto gli avvocati, non so se c'è qualche avvocato in giro, giustamente, ma uno dovrebbe fare causa a tutti, a parenti, amici, perché purtroppo ci sono sempre miserie umane, tradimenti, anche comportamenti molto, molto, molto bassi proprio di morali. Ecco, se una persona, anche sul posto di lavoro, si fermasse solo ai meriti o a un senso di giustizia sul posto di lavoro, ci sarebbe una guerra ogni giorno. Perché ogni cosa che va male tu devi colpire, ogni cosa che va male tu devi punire. Se te lo meriti è così, se non te lo meriti, e allora si blocca la vita. Ecco, la misericordia però non è un coprire il male. Ecco, questo, il perdono, la misericordia, non significa coprire il male. Non è dire facciamo finta di niente. Significa dare un bene dove c'è bisogno, cioè dare una cura di amore dove non c'è né il merito, ma c'è bisogno di amore. Ecco, significa dare qualche cosa in più di quello che si merita. Allora una persona a furia di seminare, vi ricordate il buon seminatore che fa? In fondo dei quattro terreni uno solo produceva, ma il seme è stato buttato su tutti e quattro i terreni. Ecco, il buon seminatore non dice butto il seme solo sul terreno buono. Qualsiasi terreno riceve il seme di Dio. Nella mia vita tante volte mi è capitato di fare apostolato anche per anni in quartieri, nei nostri paesini, anche più a sud, non ci sono quartieri diciamo pericolosissimi, ma nelle grandi città sappiamo che ci sono dei quartieri dove la delinquenza è molto, molto forte. Eppure vi assicuro, anche nelle famiglie dei grandi delinquenti, di grandi persone veramente che pericolose, la provvidenza aiutava tutti. Pare strano che Dio aiuti la famiglia di un delinquente. Anzi, le persone ben pensanti pensano che Dio debba punire la famiglia di un delinquente. Ma sapete, tante volte io ho potuto sperimentare come l'aiuto di Dio vada in soccorso dei familiari di persone delinquenti, di persone che non se lo meritano, di persone pericolose. Cioè l'amore del Signore è più grande di ogni peccato. Eppure essendo verità Gesù, perché nessuno può prendere in giro Gesù, ma l'amore di Dio cerca di risanare il peccato dell'uomo. E Dio dà sempre in più rispetto a quello che l'uomo ha anche bisogno. Il Signore è abbondante. Chi non lo sperimenta l'amore di Dio, la misericordia di Dio? Chi è chiuso? Chi magari non crede, quindi ha una chiusura. Non credere significa non accogliere, non accettare, non far proprio, non ricevere. Allora le persone che sono chiuse e si autogestiscono la vita non sperimentano l'amore di Dio. Ma quando noi ci sentiamo in colpa e chiediamo perdono al Signore, il Signore non rifiuta mai nessuno. Voi vedete che anche nell'Antico Testamento, la prima lettura di oggi, in cui avevano un concetto di Dio molto duro, un Dio come se fosse un potente, un re, al massimo loro si immaginavano che Dio fosse come un re giusto, quindi che puniva e che premiava. Anche in quel caso vi siete accorti che alla fine, dopo la supplica di Mosè,
a un popolo che si era dedicato all'idolatria, cioè aveva messo al posto di Dio un idolo, cioè un falso Dio, una costruzione umana, una realtà umana, che è un peccato gravissimo che anche oggi si fa. Moltissime persone mettono al posto di Dio realtà umane, i soldi, il divertimento, il potere, il prestigio. Oggi come oggi sono cambiati gli idoli, ma ci sono gli idoli. A volte anche i campioni dello sport sono idolatrati, no? Dai giovani, da chiunque, anche dagli adulti. Anche una squadra di calcio a volte può diventare un idolo, cioè si mette al posto di Dio. Ecco, e questo purtroppo succede, ma anche in questo caso vi siete accorti nella prima lettura che quando Mosè supplicò Dio di aver misericordia di un popolo che meritava una punizione grave, il Signore, c'è scritto, si pentì. Di per sé Dio non si può pentire, ma è un modo umano, ecco, un modo umano di parlare di Dio. Nella Bibbia spesso si parla di Dio in modo umano, come quando nel libro della Genesi c'è scritto che dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio passeggiava, sentirono passeggiare Dio. Certo, Dio non passeggia, perché Dio non ha un corpo, Dio Padre soprattutto. Però a noi abbiamo necessità di parlare di Dio in modo umano, ecco, in forma umana. C'è una parola un po' difficile, magari io ve la dico tanto per averla sentita, antropomorfismo, cioè parlare di Dio in una forma umana. Questo per noi è necessario, ecco. Poi, per quanto riguarda, per esempio, la paternità di Dio, addirittura ribalta la situazione San Paolo che dice i padri umani, la paternità umana, prende nome dalla paternità di Dio. Quindi qua è il contrario. Non è che noi, a partire dai papà nostri, abbiamo parlato di Dio come un padre. Dice San Paolo, è il contrario. Parliamo dei papà umani a partire da quanto è buona la paternità di Dio. Il modello è Dio che è il padre. Quindi è molto importante questo fatto. Però per noi è faticoso, quindi richiede conversione, pensare che Dio è più buono di quanto immaginiamo. Che pur essendo giusto, pur essendo verità, che conosce tutti i nostri peccati, non ci tratta secondo le nostre colpe. Questa è una fortuna che abbiamo, e dire Signore, meno male che sei buono. Certo, c'è qualcuno che può approfittare della bontà di Dio? Sì, noi tutti intanto approfittiamo un po' della bontà di Dio, come approfittiamo della famiglia, va? Tutti i ragazzi approfittano, tutti i coniugi approfittano della bontà dell'altro coniuge, però se approfittiamo in maniera malevola, il male lo facciamo a noi, perché Dio non lo possiamo rovinare. Se noi vogliamo prendere in giro Dio perché è troppo buono, finisce che poi restiamo noi imbrogliati, perché Dio non lo possiamo rovinare. Dio, infatti, il Signore dice: se voi non vi convertite attraverso la mia bontà, è peggio per voi. È come un insegnante che dice: ragazzi, io vi do il massimo, vorrei far promossi tutti, ma se voi poi non volete studiare proprio perché mi volete prendere in giro, è peggio per voi, perché di fatto voi vi rovinate. È come una persona che ha un bravo medico e che vuole prendere in giro il medico perché non si piglia le medicine. Il medico gli dice: prenditi queste medicine, lo dico per il tuo bene. Poi la persona non se le piglia le medicine, ma non è che piglia in giro il medico, si rovina lui. Ecco, molti dicono, pure io certe volte non mi piglio le medicine che dovrei prenderle, ma non è che posso pigliare in giro il medico. Sono io che di fatto sono rovinato per certi aspetti. È così, tante volte approfittare della bontà di Dio è un modo per rovinarci di nuovo. Non solo ci roviniamo coi peccati, ma ci roviniamo pure perché non sappiamo accogliere la bontà di Dio. Ci roviniamo due volte. Ecco, però è importante per noi capire che Dio è buono, Dio è misericordioso. Se vi ricordate, Gesù disse: dovete diventare buoni come il Padre mio, che è buono con tutti, fa uscire il sole per tutti. Pensate, due persone hanno due campi, sono vicini,
Uno è cattivo e uno è buono, il sole esce per tutti, per il buono e per il cattivo. Se piove, piove per tutti, per il buono e per il cattivo. Dio non fa differenza. Quindi la bontà di Dio si rivela sempre come qualche cosa di più grande delle cose umane. L'uomo può credere alla volontà di Dio, ma non la può immaginare con la mente, perché non ci arriva. Quando ci sentiamo in colpa, noi abbiamo l'impressione che Dio ce l'abbia con noi, ma non è vero. Anzi, dovremmo sfidare i nostri sensi di colpa. Quando ci sentiamo in colpa, è ancora più necessario venire in chiesa, altrimenti restiamo bloccati dai sensi di colpa. Il senso di colpa è importante, ma ce ne vuole poco, è un po' come il sale, se si esagera è un problema. Il senso di colpa è necessario, ma ce ne vuole pochissimo, come il lievito. Appena una persona alimenta il senso di colpa, blocca la sua vita e non guarisce. Il senso di colpa lo dobbiamo avere, ma lo dobbiamo superare poi, con la misericordia di Dio. È giusto avere il senso di colpa, perché la nostra coscienza ha bisogno di capire dove ha fatto il male e dove ha fatto il bene. Se mi comporto male, è giusto che mi senta in colpa, ma non posso restare paralizzato dal senso di colpa, altrimenti non accolgo l'amore di Dio. Devo dire, Signore, io sono un poveraccio, non merito niente, ma siccome Tu sei buono e mi vuoi bene, Signore, io vengo perché Tu mi vuoi bene e perché Tu sei grande nell'amore e Tu desideri risanarmi. Ecco, la prima persona che desidera il nostro bene è Lui. Noi non ci amiamo come ci ama Lui. Se fosse per noi ci rovineremmo facilmente. Infatti il figlio prodigo ha tentato di rovinarsi, ma meno male che suo padre lo ha accolto, perché lui ci stava riuscendo a rovinarsi completamente. Meno male che poi alla fine, quando desiderava il mangiare dei maiali, meno male che disse: ma a casa mia si stava bene. Perché prima non se n'era accorto che a casa sua si stava bene? Perché i suoi occhi erano accecati dalla vanità. Guardava casa sua con gli occhi della mondanità e pensava che il mondo fosse migliore di casa sua. Anche noi ci illudiamo che spesso il mondo sia migliore e più buono di quanto noi viviamo nella nostra vita. Tanta gente, sapete, crede più nel mondo che in Dio. Un sacco di persone, soprattutto giovani che non hanno fatto ancora esperienza, si illudono che le cose del mondo, gli amici, tutto il luccichio della società, quante cose attirano gli occhi delle persone, sapete, avere successo, i soldi, fare quello che si vuole, questo attira molto le persone. Però poi ci si accorge che se una persona crede nel mondo, la situazione diventa spesso tragica, perché il mondo promette e non dà. Nel mondo c'è una bugia. Mentre Gesù è verità, il mondo mente. La menzogna del mondo purtroppo è dovuta al fatto che nel mondo il demonio comanda. Vi ricordate come si chiama il demonio nella Bibbia? Principe di questo mondo. Non si dice re di questo mondo, perché il re è uno, il bene, cioè Dio. Ma lo si chiama principe di questo mondo perché comanda in questo mondo. E infatti spesso il mondo ubbidisce al maligno e non se ne accorge. La verità ce la dice Gesù, però sapete, per le persone è più facile credere alla televisione che al Vangelo. Guardate, quello che dice la televisione, la gente spesso ci dice: ma l'ha detto la televisione, come se fosse la verità. Ma si può dire quello che si vuole su internet, alla televisione, se ne dicono menzogne, notizie false, anche inconsapevolmente, perché arriva una notizia, con loro la pubblicano così. Ma per quanto riguarda il Vangelo, invece una persona, chissà se è vero il Vangelo. Eppure Gesù dice: la mia parola è verità. Passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno. In 2000 anni
non è mai stato smentito il Vangelo e non sarà mai smentito, perché il Vangelo è verità. Noi cattolici, noi cristiani, possiamo essere smentiti perché certe volte non viviamo il Vangelo. Quante volte succede che noi, come i discepoli di Gesù, purtroppo da peccatori, non viviamo il Vangelo? Neanche i discepoli, i primi discepoli di Gesù ci riuscivano sempre. Allora noi cristiani possiamo essere smentiti, possiamo creare scandalo, ma il Vangelo in se stesso mai può essere smentito, perché chi vive il Vangelo è nella verità. Allora per noi è molto importante appoggiarci alla bontà di Dio, ma non per fare quello che vogliamo. San Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5 dice: fratelli, il Signore vi ha dato la libertà, ma non per fare quello che volete. Il Signore ci ha creati liberi, ma non per gestirci a modo nostro, ma per essere capaci di scegliere il bene, quindi per prenderci le responsabilità riguardo al bene. Quindi per noi è importante utilizzare la libertà per poter alimentare il bene, appoggiati dall'aiuto di Gesù, e avere la coscienza che è per la bontà di Dio che noi andiamo avanti, non per merito nostro. Se Dio non fosse così buono, noi ci bloccheremmo subito, ma siccome Dio è buono, appena cadiamo ci solleva, appena siamo feriti Lui stesso versa sulle nostre piaghe l'olio della consolazione e il vino della speranza, che erano le medicine di una volta. Quindi chiediamo al Signore di essere riconoscenti e di avere un concetto di Dio sempre positivo. Il male che c'è nel mondo non trova Dio come autore. Sapete, tutto il male che c'è nel mondo non viene da Dio, perché Dio può fare solo il bene. Il male che c'è nel mondo, compreso il nostro peccato, è sempre un prodotto umano. Nel mondo di Dio, quando finirà questa nostra vita, noi non avremo né peccati, né sofferenza, né lutto e né lacrime. Sarà bellissimo, quando entreremo in paradiso, finalmente entreremo in una vita dove non c'è sofferenza, dove non c'è male. Ma fino a quando siamo in questo mondo dobbiamo lottare, grazie alla misericordia di Dio, possiamo lottare da vincitori. Ed è bello poter dire, quando entreremo in paradiso: Signore, i tuoi meriti li hai attribuiti a me, mi hai regalato il perdono, hai fatto una festa per la mia rinascita e io non me la meritavo. Il Signore ci dà sempre 100 volte più di quello che noi produciamo, 100 volte tanto. È grande la misericordia di Dio. Per questo voglio concludere ricordandovi una frase un poco ironica di Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila diceva questo: nessuno mai si è fatto santo per la paura dell'inferno. Nessuno si è mai fatto santo per la paura dell'inferno, ma ci sono stati tanti santi perché hanno creduto all'amore di Dio e alla sua misericordia. Cioè, credendo alla misericordia di Dio, noi possiamo andare avanti e ci facciamo santi. Ma se noi abbiamo di Dio un concetto solo giusto, con la paura che ci punisca, nessuno di noi cresce. Siamo solo paralizzati dalla paura. Quindi è meglio che approfittiamo dell'amore di Dio, ma per crescere nell'amore. Ecco, quando Gesù vede che noi approfittiamo della sua bontà, ma per crescere nell'amore, Lui è contento. Lui è contento. È come quando un genitore vede che il figlio ne approfitta dei soldi di chi ci sono in casa, ma per fare cose buone. Pensate, mettete che un figlio, una figlia, approfittano dei soldi, della ricchezza che c'è in casa, ma per studiare, per fare cose belle, per fare del bene a tutti. Giustamente un padre si rallegra. Ecco, abbiamo la possibilità, facciamolo. Quindi approfittiamo dell'amore di Dio, ma non per fare il male, perché altrimenti ci roviniamo. Approfittiamo dell'amore di Dio per fare il bene, perché Dio ci vuole bene. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.